Come penso sappiate tutti, lo scorso anno si è chiuso con una brutta notizia per il mondo delle telecomunicazioni, soprattutto in Italia, visto che si è concluso con un attacco hacker subito da O-Mobile che ha esposto i dati di una parte della clientela di O-Mobile sul dark web. Infatti, proprio sul dark web, a partire dal 22 dicembre, sono comparsi i dati di buona parte della clientela di O-Mobile e in particolare i dati riguardanti il nome, il cognome, la città di residenza, la data di nascita, oltre che l'ICCID e il numero di telefono. Ora, in queste settimane se ne è già parlato ovviamente tantissimo di questo fatto, quindi in questo video non è mia intenzione rifare la cronaca di ciò che è successo, ma ciò che ho intenzione di fare in questo video è prendere il pretesto dell'attacco hacker a O-Mobile per capire insieme che cos'è nel dettaglio l'ICCID della nostra SIM, ma soprattutto cercare di capire quali sono le criticità che esistono anche al netto dell'attacco subito da O-Mobile per quanto riguarda il cosiddetto SIM swap. Quindi, innanzitutto, partiamo col vedere che cos'è il codice ICCID, del quale si è chiacchierato veramente moltissimo nel corso di queste settimane, visto che questo rappresenta il codice identificativo univoco della nostra SIM. Questo codice è presente stampato sulla nostra carta SIM, ma in realtà è anche reperibile attraverso il nostro smartphone. Qui, per esempio, state vedendo il caso di iOS, nel quale potete per l'appunto trovarlo nella scheda generali sotto impostazioni. E come potete vedere, è un codice formato da diverse cifre, ed in particolare queste sono solitamente 19 o 20 e possono essere suddivise in quattro gruppi, ognuno di questi con un particolare significato, un po' come succede per il codice fiscale. Le prime due cifre, per esempio, quando parliamo di chip utilizzati per le telecomunicazioni, sono sempre pari a 89, così da distinguerle, per esempio, da altri tipi di chip come quelli installati sulle nostre carte di credito. La terza e quarta cifra invece identificano la nazione dove è stata rilasciata la scheda SIM e nel nostro caso ecco che queste due cifre sono pari al nostro prefisso internazionale, ossia 39. A seguire poi la quinta, la sesta e in alcuni casi anche la settima identificano l'operatore che ha rilasciato la SIM. In Italia ecco che per esempio lo 01 appartiene a TIM, l'10 a Vodafone, lo 009 a Fastweb e così via. Per finire poi con le ultime cifre che sono a tutti gli effetti il codice univoco che identificano la nostra SIM in sé per sé e questo è un codice univoco che viene fornito dal nostro operatore. E tutta questa stringa di cifre contenente le informazioni che abbiamo appena visto sono utilizzate dalle reti mobili di tutti gli operatori per identificare, per l'appunto in maniera univoca, ma anche per identificare le caratteristiche, la provenienza della SIM dell'utente che si sta cercando di collegare a quella particolare rete mobile. Ora, il motivo per cui il codice ICCID è stato particolarmente chiacchierato nel corso delle ultime settimane è perché la conoscenza di questo codice facilita il cosiddetto SIM swap. La terminologia SIM swap si riferisce all'atto di trasferire da una SIM fisica a un'altra un particolare numero di telefono, andando quindi ad associare la nostra identità virtuale, ossia il numero di telefono, a una nuova identità fisica, ossia la SIM. Potete quindi immaginare come il SIM swap in sé non sia un problema, ma anzi sia un'operazione anche abbastanza comune, che di base può avvenire per diverse motivazioni, per esempio il deterioramento della SIM o la necessità di sostituire la SIM per passare a un nuovo formato, comprese per esempio le nuove eSIM, oppure ancora i casi in cui la SIM sia stata persa o smarrita. O per finire con probabilmente la motivazione maggiore per cui si fa un SIM swap, soprattutto in Italia, ossia il cambio di operatore. Ma il SIM swap è un problema quando questo avviene in maniera illecita. Infatti, se un malintenzionato riuscisse ad effettuare questa operazione, quest'ultimo otterrebbe l'accesso al nostro numero di telefono e di conseguenza alla nostra identità digitale per quanto riguarda il mondo delle reti mobili, senza che nella maggior parte dei casi il legittimo proprietario se ne accorga, con tutto ciò chiaramente che ne consegue. Ma come fa un malintenzionato a riuscire a portare a termine un'operazione di SIM swap illecita
E soprattutto, perché il cliente non se ne accorge prima che questo venga completato? Per fare questo, dobbiamo parlare delle attuali norme vigenti sul nostro territorio, il territorio italiano chiaramente, in materia di sostituzione della SIM. Infatti, se ad oggi nel caso di nuovi contratti di telefonia mobile o integrazioni del contratto stesso o richieste di portabilità del nostro numero verso un nuovo operatore è prevista per legge l'identificazione del contraente, anche quando tutto ciò avviene per via telematica, ossia da remoto, quindi attraverso o il sito web o addirittura delle video call con un operatore dell'operatore telefonico, ecco che quando invece parliamo di alcune operazioni accessorie, come per esempio la sostituzione della SIM, questa identificazione del contraente non è al momento esplicitamente un obbligo all'interno delle norme vigenti sul nostro territorio. Fatto che in un contesto di sostituzione della SIM diventa particolarmente rilevante, visto che questa operazione è il più delle volte svolta attraverso i dealer degli operatori, ossia i negozi fisici, che, come vedremo dopo, aprono a parecchie vulnerabilità all'interno di questo processo. A tutto questo, poi, dobbiamo aggiungere il fatto che se per altri processi siamo abituati a ricevere messaggi di conferma o messaggi di avviso nel corso dell'operazione che stiamo effettuando, ecco che quando si parla invece di sostituzione della SIM, questo non avviene e di conseguenza il legittimo proprietario della SIM non riceve alcun messaggio di sicurezza via SMS o via mail per confermare o comunque monitorare quello che è il processo in corso di SIM swap. Ed è quindi mettendo assieme queste due considerazioni che abbiamo appena visto che emergono diversi scenari nei quali un malintenzionato potrebbe prendere il possesso della nostra SIM senza che per giunta il legittimo proprietario se ne accorga. E queste sono per esempio tecniche di social engineering per indurre l'operatore mobile a fornirci una nuova SIM. O ancora semplicemente corrompendo chi lavora negli store fisici degli operatori o anche al customer care di un particolare operatore. O ancora presentando documenti falsi, siano essi documenti di identità del vero intestatario o anche false denunce di smarrimento della SIM. Oppure nel caso ci si rivolga a un altro operatore telefonico per la sostituzione della SIM, quindi nel caso di portabilità del numero da un operatore all'altro, comunicando semplicemente quello che è o il seriale della SIM, l'ICC ID di cui abbiamo parlato prima, oppure il codice fiscale del legittimo proprietario della SIM. E tornando velocemente al caso di O-Mobile, è quindi proprio soprattutto in quest'ultimo caso che il fatto di essere riusciti a trafugare il codice univoco della SIM e anche i codici anagrafici del cliente rendeva ancora più facile la possibilità di eseguire con successo un SIM swap illecito. Poi giustamente in realtà uno potrebbe dire sì, ok, mi rubano il numero, però voglio dire, io non è che ho niente da nascondere, gli SMS che ricevo non è che sono segreti di Stato. Ma non proprio, visto che soprattutto in questo periodo storico un SIM swap va ad attaccare, a rendere particolarmente vulnerabili la maggior parte dei nostri account a causa, forse paradossalmente, di una delle misure di sicurezza più utilizzate nello scenario di accesso ai nostri account, ossia l'autenticazione a due fattori. Questa infatti consiste nell'aggiunta di un ulteriore livello di sicurezza per accedere ai nostri account e di conseguenza, piuttosto che dover fornire solo username e password, ecco che sarà necessario fornire anche un ulteriore codice che solitamente viene inviato proprio al nostro numero di cellulare tramite SMS. Ed ecco che quindi nel caso di SIM swap illecito questo codice non arriverebbe più a me, bensì al malintenzionato che ha preso possesso del mio numero di cellulare. E questo, come detto, può andare a creare problemi a tutti potenzialmente gli account ai quali possiamo avere accesso e in particolare anche quelli degli istituti bancari, anche se in questo caso è bene precisare che da tempo sono già in corso attività per consentire di contrastare e prevenire queste attività illecite che coinvolgono in particolare proprio gli istituti bancari. E questo fatto ci fa capire come, se è da tempo che comunque si sta cercando di risolvere questo problema, è chiaro che il problema del SIM swap in generale
non è un problema che è nato solo ora a seguito dell'attacco hacker di O-Mobile e soprattutto non è un attacco che è possibile fare solo ed esclusivamente attraverso un attacco hacker a un operatore, come abbiamo visto proprio nel corso di questo video. Questo perché quanto successo a O-Mobile ha facilitato per un certo periodo di tempo la possibilità di portare a buon fine dei SIM swap illeciti, ma è il processo di SIM swap in sé ad avere delle importanti carenze a livello di sicurezza. Non a caso, proprio qualche settimana fa, a fine novembre 2020, l'Agicom aveva ritenuto opportuno avviare una consultazione pubblica proprio su questo tema, per cercare di capire con tutti gli operatori quali possano essere le soluzioni che è possibile aggiungere e portare in campo per quanto riguarda il processo di SIM swap per renderlo più sicuro di quanto lo è ora. Questa consultazione pubblica, come detto, è stata appena avviata, quindi non abbiamo ancora l'esito finale e non sappiamo cosa effettivamente sarà messo in campo, ma intanto all'interno dell'allegato B di questa consultazione, che vi lascio in descrizione nel caso vogliate leggerlo nella sua interezza, ecco che l'Agicom ha cominciato a proporre alcune soluzioni che ora vi riassumo brevemente e poi, come detto, vedremo che cosa sarà deciso per vie ufficiali prossimamente. La prima proposta riguarda l'estensione dell'obbligo di identificazione del cliente anche ai casi di sostituzione della SIM, e questo dovrà valere sia per le SIM fisiche sia per le SIM virtuali, quindi eSIM, ma soprattutto valere sia nel caso di operazione presso un dealer, negozio fisico, oppure per via telematica. In tutti i casi di sostituzione della SIM, poi, ecco che il rivenditore dovrà verificare che il richiedente sia effettivamente il titolare del contratto attraverso la presentazione di un documento di identità nonché la SIM fisica nel caso in cui questa sia presente, perché chiaramente se stiamo parlando di furto o smarrimento è chiaro che non posso presentare la SIM. Per i casi invece di SIM swap contestuali alla number portability, quindi alla portabilità del numero verso un altro operatore, ecco che l'Agicom propone di verificare non solo il codice fiscale o l'ICCID della nostra SIM, come accade ora, ma verificarli entrambi, in modo tale da rendere più improbabile che il malintenzionato abbia a disposizione entrambi questi codici. Inoltre il rivenditore dovrà poi effettuare una fotocopia sia dei documenti di identità, sia della denuncia di smarrimento e anche della SIM stessa, e tutti questi documenti sotto forma di scansione dovranno essere inviati anche nel caso in cui queste operazioni avvengano per via telematica. Ed infine l'introduzione di sistemi di one time password, un po' come quello che viene utilizzato per l'autenticazione a due fattori di cui abbiamo parlato prima, per avvisare il cliente nel corso del processo di SIM swap, così che il cliente possa, nel caso in cui l'operazione sia illecita, bloccarla attraverso una semplice risposta o all'SMS ricevuto sul proprio numero o su altri numeri precedentemente verificati, oppure al proprio indirizzo email, sempre precedentemente verificato, chiaramente. Questo quindi ciò di cui mi premeva parlare a riguardo del tema di O-Mobile, che, come detto, è stato un brutto avvenimento per il mondo delle telecomunicazioni all'interno del nostro paese, ma la speranza è che questo avvenimento possa permettere un aumento di quelle che sono le misure di sicurezza sia all'interno dei database degli operatori stessi, ma anche all'interno di quei processi come per esempio la sostituzione della SIM, in modo tale che il nostro numero di telefono, che sta diventando sempre più importante e sempre più identificativo della persona a cui è associato, possa essere messo in sicurezza il più possibile.